Buongiorno a tutti, benvenuti al secondo giorno del Boetico Vegan Festival. Siamo non tantissimi, ma chi c'è assisterà a una show cooking veramente super interessante. Personalmente sono orgogliosissima e veramente felice di avere Annalisa Malerba con noi. È una ragazza che ho conosciuto per caso, ma non per caso, ed è nato subito un feeling straordinario. Lei, abbiamo qualcosa in comune, che è la coerenza, che ci porta a portare avanti quello in cui crediamo. Vegana, questo neanche a dirlo, chi è qua è vegano per una scelta etica e che poi porta avanti la sua, diciamo, predisposizione per quello che più gli concerne. Quindi Annalisa Malerba, per chi non la conosce, tiene corsi di cucina naturale, ha scritto un libro, Le erbe selvatiche in tavola, e oggi sarà qui con noi, che non solo parlerà delle sue, dei suoi segreti, tra virgolette, ma ce li farà addirittura assaggiare, per cui è un'ottima opportunità. Questo è un workshop, gratuito, e Annalisa è qui con noi perché crede anche lei in questa missione. Quindi grazie ad Annalisa e grazie a voi. Grazie Marina. Devo dire che è un po' imbarazzante parlare dopo questa presentazione di Marina, ma ci proverò lo stesso. Intanto grazie a tutti di essere qui. Parto subito entrando in medias res, concordando con voi come strutturare l'intervento di stamattina. Io verso le 11:20 dovrò cominciare a sbaraccare, perché oggi pomeriggio ho un altro evento di volontariato con una passeggiata alla ricerca di erbe spontanee, più un workshop anche là, con ricette diverse ovviamente, e un laboratorio di compostaggio per bambini, ma mi porterò nel Trevigiano, quindi devo andare a casa, recuperare figli e ricette e portarmi a Treviso. Questo è il motivo per cui mi scuso con voi, ma i tempi sono abbastanza compressi. E l'assaggio di oggi si strutturerà in una ventina di minuti in cui tenterò, sperando di riuscirci, di incuriosirvi verso il magico mondo delle erbe spontanee, che sono, a mio modesto parere, bellissime, sdegnose, invincibili, ve lo dico da contadina, a volte in modo disperatamente invincibile. E faremo una pausa di 5-6 minuti in cui mi porrete domande, dopodiché ci sarà l'assaggio di un paio di ricette inedite che ho voluto sperimentare per Boetico Festival, dedicare a Boetico Festival. Poi vi farò passare un foglio raccogliendo le vostre mail per chi desidera ricevere il PDF delle ricette. Abbiamo concordato con Marina di metterle anche a disposizione sul sito del Festival. La scelta di non darvele in cartaceo è stata concordata con gli organizzatori proprio per un maggior rispetto dell'ambiente e anche perché poi non ci siano differenze con gli altri relatori. E mi scuso con chi è venuto qua sperando di trovare Susanne Duini, che per me è una figura mitica, che doveva parlare di tutt'altro argomento, ma Susanne è stata trattenuta nella sua attuale dimora, che è fuori dall'Italia e fuori dall'Europa. Io molto immeritatamente la sostituisco in questo spazio e abbiamo ritenuto anche di cambiare il tema proprio per rispetto anche verso Susanna, per cui oggi sentirete parlare di erbacce. E avete visto qua vicino a me una serie di testi, sono molto pochi rispetto a quelli che ho a casa, ma adesso la maggior parte sono sparsi tra biblioteche e mostre itineranti, questi li potrete tranquillamente consultare. Li trovate in vendita, per chi fosse interessato, Erbe spontanee in tavola, che ho scritto io, con una serie di ricette dedicate alle più comuni piante spontanee, quelle che trovate anche negli orti, nei giardini,
presso il mercato dei produttori o oggi anche in alcune catene di supermercati, come si diceva prima, con qualcuno del pubblico. E l'altro testo che vi ho portato in vendita è il libro della permacultura vegan, che ho tradotto l'anno scorso per Sonda Editore, di un autore londinese che negli anni 70 da giovanissimo faceva parte del movimento punk, un testo frizzantissimo che ci dice come anche vivendo in una città e in una metropoli possiamo ogni giorno mettere in pratica una serie di azioni che ci rendono felici e pesano meno sul pianeta. È un libro ricchissimo di ricettine sfiziose e originali, che spero di aver reso bene perché veramente l'inglese dell'autore era molto spumeggiante, e soprattutto anche qui c'è un capitolo tutto dedicato alla raccolta delle erbe spontanee anche in città. Due parole allora sul perché ci piacciono tanto le piante selvatiche. Le piante selvatiche ci piacciono perché sono ricchissime in nutrienti, molto più di quelle coltivate. Qualcuno mi dirà, ah sì, banalmente hanno meno acqua, non solo. Le piante spontanee ci piacciono perché non si ammalano e perché dove crescono, crescono davvero bene, in quanto decidono loro dove, come e quando crescere. Ci sono piante, come per esempio il bellissimo papavero, dai petali rossi, che penso un po' tutti conosciamo, che sono piante tipiche del terreno smosso. Dove vediamo il papavero? Lo vediamo negli orti, nei giardini, lo vediamo nei cantieri. Ma se noi smettiamo di muovere la terra, l'anno dopo il papavero, che ci piace tanto anche perché le sue foglie sono buonissime da mangiare in autunno, non ce lo troviamo più. Ecco qua il nostro papavero, ma penso sia ben noto a tutti. E un'altra pianta che è tipica del terreno smosso è una pianta che assaggeremo nelle ricette inedite di oggi ed è la porcellana o portulaca, che penso tanti di noi conoscano perché giustamente oggi ha cominciato a venire di moda. Poi comunque vi illustrerò una a una le piante che abbiamo nelle ricette e vi farò passare dei testi così potete anche allenarvi al riconoscimento. Mi scuso con voi se non ho portato qui dei campioni, ma sapendo che eravamo in una struttura che poi avrebbe ospitato altre conferenze e con i tempi compressi del festival, poi pulire diventava difficoltoso. Di solito se sono in situazioni all'aperto ho sempre i vasi con me, dove ho le piante nei vari stadi di crescita, oggi non era possibile, quindi mi scuso con voi, però sarà un workshop in un'edizione un po' ridotta, vi ripeto, giusto per non creare problemi poi ai prossimi avventori del festival. Le piante spontanee ci piacciono perché decidono loro quando e come nascere. Per esempio l'erba cipollina che assaggeremo oggi è tipica del periodo di fine inverno qua da noi, la vedete per tutto inverno con questi fili molto eleganti, poi ve la passerò, però di fatto d'estate spontanea non la troviamo. Vi dicevo, possiamo trovare un accordo. Se la trapiantiamo o la seminiamo in una cassetta sul balcone o nel nostro giardino, possiamo tenerla intanto sempre tagliata, la tagliamo un centimetro da terra e la teniamo sempre irrigata in modo che abbia quel minimo di frescura a sua disposizione per poter ricacciare e quindi ce la possiamo godere tutta estate, anche se la sua stagione di crescita in realtà sarebbe molto più ridotta. Stessa cosa per l'ortica, che oggi assaggeremo addirittura cruda. E c'è chi dice che l'ortica si mangia solo a primavera, io non sono d'accordo con questa affermazione, se anche qui ce la teniamo tagliata e la teniamo sempre irrigata, visto che ha bisogno di umidità, la nostra ortica tranquillamente sarà consumabile anche in estate. Quindi, come vedete, cominciamo già a sfatare una serie di miti relativi alle piante spontanee. Un argomento che assolutamente è centrale è quello della tossicità. La tossicità non va assolutamente sottovalutata, come non va sottovalutata la sensibilità che hanno alcune persone, che può essere sotto forma di allergia o sotto forma di sensibilità ad alcuni composti.
È un discorso complesso. Io vi invito sempre, quando vi approcciate per la prima volta al mondo delle erbe spontanee, prima di tutto a fare qualche passeggiata con esperti o con botanici. Seconda cosa, studiare, studiare tanto. Non si finisce mai di studiare, ed è vero. Oggi abbiamo a disposizione ottimi testi cartacei, abbiamo a disposizione una serie di siti internet assolutamente meravigliosi, alcuni albergano forum in cui si confrontano appassionati ed esperti e sono un'ottima palestra. Soprattutto allenatevi a riconoscere le piante non solo quando sono a fiore, che è il momento di solito più semplice, ma nei vari stadi di crescita. Anche perché ci sono piante che si consumano da giovani, quando arrivano a fiore già è meglio non consumarle. Quindi è qualche cosa di complesso. Il mio consiglio per iniziare, specie per chi abita in città, da un lato vi dicevo passeggiate, deputate al riconoscimento, dall'altro i mercati dei produttori, visto che oggi tanti offrono questo servizio, iscrivetevi a un gruppo di acquisto solidale, perché molte volte le aziende agricole che propongono i loro prodotti all'interno di questi circuiti o all'interno di un circuito meraviglioso come può essere il Genuino Clandestino a Bologna, hanno anche la disponibilità ad ospitare le persone. A fine maggio sono stata in una bellissima azienda, il Biricoccolo, in cui ho proposto una passeggiata con riconoscimento delle erbe, il relativo spuntino, proprio qui vicino a Bologna, ed è stato un bel momento per incontrare persone che di solito afferivano a questi circuiti. Per cui cercate anche di mettervi nelle condizioni di avvicinarvi il più possibile a chi coltiva la terra. Cerchiamo di valorizzare queste piante accanto alle piante coltivate, perché è un ottimo modo per tenerci in testa la stagionalità e per avere l'umiltà di accostarci ai prodotti della terra senza la pretesa di mangiarmi il pomodoro in inverno, o se no me lo mangio essiccato, mi mangio la passata, e accettando di mese in mese quello che mi viene proposto. Poi, ragazzi, l'ortica la potete essiccare e la potete usare tutto inverno, non ce l'avete fresca, poi se qualcuno se la vuole tenere in freezer, va bene, è un compromesso, va benissimo il freezer, intendiamoci. Ci sono tanti modi, io credo, per avere una dieta più colorata, più variata, per mangiare con più gioia. Quello che mi interessa stamattina è che torniate a casa con tante domande, spero di non darvi le risposte, così ve le andrete a cercare, perché quello che interessa è attizzare la curiosità. Okay? E quindi mi raccomando, grande attenzione alla tossicità. Un'altra cosa, attenti a dove mettiamo le mani. Le piante più comuni, quelle che vi farò vedere oggi, non sono protette, ma qua in Italia ci sono delle aree in cui non si raccoglie niente. Le aree di parco, le zone a protezione speciale, lì con le mani bisogna stare fermi ed è giusto che sia così. C'è chi si dà delle regole empiriche fuori ovviamente dalle aree protette. Cerchiamo di non raccogliere i fiori ma piuttosto i semi, magari proviamo a riprodurceli a casa, perché ragazzi le piante spontanee evolvono. Io faccio la contadina, quindi vi assicuro che le piante spontanee hanno un certo romanticismo, ma anche no, quando poi ci perdi il raccolto perché non riesci a tenere la bada. Quindi ve lo dico proprio fuori dai denti. L'altra cosa, le piante spontanee evolvono secondo il modo in cui l'uomo si rapporta al territorio, sia dal punto di vista dell'edilizia, sia dal punto di vista dell'agricoltura. Io ho una grande passione per la storia dell'agricoltura, ho questa malattia che mi spinge a cercarmi i giornali di inizio secolo, e gli agronomi di inizio secolo descrivevano all'interno dei campi di cereali una serie di piante che in agricoltura biologica non consideriamo infestanti ma accompagnatrici, che erano diverse da quelle che abbiamo oggi. Per esempio c'è il fiordaliso, che era dappertutto. Oggi il fiordaliso, io credo, il 99% di noi se l'è visto solo sui libri, sui disegni dei libri dei bambini. Io per esempio me lo sono coltivata, altrimenti non l'ho mai visto allo stato spontaneo. Ed è solo un esempio. Quindi sì, è cosa buona e giusta anche provare a riprodurcele. Non è così semplice perché, come vi dicevo, non sono state selezionate dall'uomo per crescere sempre, comunque e dovunque. Allora, il pomodoro San Bassano
Ok, di solito si prende il mal della testa, o non so come lo chiamate a Bologna, maciume apicale, ferro, cloro, c'è chi ha tutte le sue teorie, anche nel mondo dell'agricoltura, però il San Bassano, bene o male, qualcosa vi viene fuori dovunque, ok? Piccadilli uguale, le piante spontanee no, o hanno le loro condizioni, o altrimenti ve le sognate, questo ve lo devo dire per amore di verità. E dopo questa breve introduzione, io vi racconterei qualcosa, proprio 5 minuti 5, sulle quattro piante che ci andiamo ad assaggiare oggi. E partirei proprio con la nostra erba cipollina. L'erba cipollina, adesso vi faccio passare questo testo. Grazie Marina. L'erba cipollina, passiamola pure ai corsisti se vogliono, così intanto se lo guardano. Sì, facciamo in collaborazione, così creiamo anche un attimino più di atmosfera. L'erba cipollina, come vi dicevo, è una pianta che qua alle nostre latitudini mostra i suoi graziosi fili lungo i cigli delle strade o nei vostri vasi da balcone se ve la seminate per tutto inverno. Poi verso marzo comincia a fare quel bel fiorellino rosa che vedete, che è composto da tanti fiorellini, e poi va a seme. Cosa si usa dell'erba cipollina? Si usa tutto. Allora, il bulbo mangiate veramente poco perché è piccino piccino, quindi vi sconsiglio di usarlo. Lasciatelo nella terra se vi fate il vostro vaso. Quando la pianta si secca, oppure in autunno lo tirate su dal vaso, va tanti piccoli bulbini che si chiamano bulbilli tutti attaccati, la dividete e la ripiantate nel vaso. E ha questi filustri bellissimi, molto delicati, cavi all'interno, che hanno questo sapore di cipolla molto delicato, che però di solito non è fastidioso per chi ama la cipolla cruda. Quindi è un'ottima risorsa, grandissima fonte di vitamina C e di calcio. Si può usare anche il fiore, lo rompete nei singoli fiorellini e ve lo mettete in insalata, si può usare anche il seme. E nelle culture medio orientali e un po' in tutto il subcontinente indiano si usano tantissimi tipi di semi aromatici per condire e anche semi che qua da noi abbiamo comunemente nell'orto, ma noi manco ce ne accorgiamo, per esempio i semi di cipolla, di erba cipollina, non nell'Ayurveda perché sapete che nell'Ayurveda la cipolla tendenzialmente non si usa se non per curare alcune patologie. Ma in generale nel subcontinente indiano i semi di cipolla si usano i semi di prezzemolo, si usano i semi di sedano, per esempio, che qua da noi a nessuno verrebbe in mente di usare. E in realtà hanno una nota aromatica, soprattutto tendente al piccante, tendente all'amaro, che porta un po' alla potenza ennesima quei composti aromatici che già troviamo nella foglia e nella costa. Vi dicevo, tenetene sempre una scorta in un bel vaso da balcone a questo bulbino che va poco profondo, la tenete tagliata un centimetro da terra, sempre un pochino d'acqua, senza esagerare, e avete un raccolto costante per tutta l'estate. Semplicemente tagliate le foglie, le tagliate con la forbice perché sono molto delicate, se no disperdono il succo, e le mettete nei piatti a freddo all'ultimo momento, come le assaggeremo oggi. E gli inglesi, che sono dei grandi esperti, nei loro giardini ne hanno selezionate delle varietà particolarmente interessanti sia per il portamento della foglia sia per il fiore. Le trovate in commercio se siete degli appassionati, ve le segnalo perché secondo me sono deliziose. Intanto vi comincio a passare la seconda pianta. Ennio Lazzarini, per chi non lo conoscesse, è un esperto romagnolo che ha scritto un sacco di libri sulle piante spontanee, specie di boschi dell'Appennino. Vi faccio passare la seconda pianta, intanto, che è la melissa. La melissa è conosciuta, penso, da tanti di voi come citronella, erba cedrina. Alcuni la confondono con l'ortica, però non punge, e ha questo delicatissimo aroma di limone. Per cosa la si usa in cucina? Anche questa crudo, anche questa fresca, essiccata, vi dirò poi come si usa. Se vogliamo questo delicato aroma di limone, la dobbiamo usare fresca e la dobbiamo usare cruda, altrimenti essiccandola assume un buon profumo da fieno, ma perdiamo completamente l'aroma. La si può usare per i sorbetti, la si può usare per i piatti salati, come assaggeremo noi oggi, perché l'assaggeremo
in un'insalata, in una tartare di peperoni crudi, ha proprio questa caratteristica di regalarmi questo profumo di limone, ma ovviamente senza avere l'acidità sottostante. Quindi, se non voglio andare a caricare di un retrogusto acido il mio piatto, posso usare la mia melissa. Il nome da cosa deriva? Per chi si ricorda un po' di greco antico, tamelitta è l'ape. La melissa è una delle piante mellifere che è stata più valorizzata fin dall'antichità. Ha questi delicati fiorellini bianchi, molto graziosi. Vi consiglio di usarla in cucina prima che monti a fiore, o altrimenti possiamo anche qua tenerla tagliata. Lei mi fa tanti braccia laterali, mi fa un bel cespuglio e l'aroma di limone è molto più pronunciato e delicato. Come si usa la melissa da secca? La si usa per fitoterapia in tisana. Sì, possiamo anche bercela perché ci piace. La possiamo usare perché ha un vago effetto sedativo. Quindi se vogliamo dormire bene, se abbiamo un po' di ansia, alla sera ci facciamo la nostra tassa di melissa e va benissimo. Molta attenzione però, vi dicevo, attenzione non solo alla tossicità, ma attenzione anche al fatto che alcune persone, non tutte, possono avere problemi con alcuni composti delle erbe spontanee. Allora, se io mi metto qualche foglietta di melissa fresca in insalata, non succede niente, se la può mangiare chiunque. Ma se la secco e quindi perde l'acqua e i composti risultano molto concentrati, e magari perché mi piace tanto tutte le sere mi bevo la tisana, devo stare attento. Perché qua da noi sono molto frequenti i problemi di tiroide. Forse tanti di noi hanno la mamma, il papà, la nonna che ha qualche problemino. La melissa, se la nostra tiroide non lavora tanto bene, purtroppo ha un vago effetto che deprime quell'ormone che va a stimolare la tiroide. Per chi parla un po' di medichese va proprio a interferire col recettore del TSH. O per chi ha problemi di tiroide che quindi mi capisce meglio. E quindi in questi casi è sconsigliata. Come vi dicevo, quando cominciamo a consumare molto di frequente una pianta, quando cominciamo a usarla in fitoterapia, andiamoci piano. Prima sempre parlare con il medico di medicina generale, il nostro medico di famiglia o con il nostro erborista. Sono molto sensibile a questo argomento perché sto terminando gli studi in medicina e purtroppo vedo che tanti assimilano naturale, erba o quant'altro con non fa male, non è vero? I primi principi farmaceutici che abbiamo conosciuto erano proprio estratti dalle piante. L'aspirina è stata dal salice, acido acetil salicilico. Probabilmente una delle prime osservazioni fatte era proprio la grande voracità con cui i cavalli in condizioni di stress, quindi di infiammazione, andavano a masticarsi il salice. È un'osservazione che viene riportata su molti testi, questa è probabilmente anche veritiera, perché sembra che l'acido acetil salicilico probabilmente anche nei cavalli potesse avere questo effetto semplicemente attivato dalla masticazione. Non so se qua c'è qualche veterinario che ce lo può confermare, questo è riportato, vi ripeto, su molti testi di fitoterapia quando poi si parla dell'origine dei principi farmaceutici tuttora in uso per l'uomo e per gli animali. L'altra pianta che andremo ad assaggiare oggi, e nessun panico se andiamo ad assaggiarla cruda perché sarà frullata, è l'ortica. Vi lascio il segnalino anche sulla melissa così vedete questi bellissimi fiori bianchi molto eleganti. Quindi c'è prima la melissa e poi l'ortica. Eccola qua la nostra ortica, un po' tutti la conosciamo. Come si fa a riconoscere l'ortica dalle altre piante simili? Le altre piante non sono urticanti. Ok? Il gioco è semplice. Cosa fa l'ortica? Quando si spezzano quei pelussi che ha nelle foglie un pochino più grandi, nella mia pelle dà lo stesso effetto, perché è la stessa via chimica, della puntura di zanzara. È un pochino più concentrato, un po' più fastidiosa, però è un dolore, un fastidio che passa subito. Anzi, secoli fa veniva usata proprio per i dolori reumatici, perché sentendo un po' il fastidio e il pizzicore, c'erano una serie di effetti anestetici rispetto al dolore reumatico, non è che li curasse in sé per sé, c'era questa sorta di bilanciamento tra le sensazioni che provavo a livello della cute, semplicemente. L'ortica, le nonne la usavano per le fonti primaverili ed è vero, un'ottima fonte di ferro, di zinco, di vitamina C e anche, udite udite, di vitamina A.
perché la vitamina A, indispensabile per la corretta visione, e senza la vitamina A si diventa ciechi, eccetera, eccetera, è indispensabile per avere una pelle di seta, non è solo nella zucca, nelle arance, in tutto quello che è arancione, ma è anche nelle verdure a foglia verde, che hanno tante belle proprietà, e poi vi stresserò 5 minuti con questa cosa, ma le verdure a foglia verde, e pensate che addirittura negli States oggi vengono chiamate con un acronimo, Green Leafy Vegetables, GFV, proprio per indicare che ogni giorno dobbiamo averle nel piatto, perché hanno una serie di cose interessanti dentro. Hanno la vitamina C, hanno la vitamina A, hanno tanto, tantissimo calcio. Quindi, e soprattutto, hanno dentro di sé la clorofilla. Per chi si ricorda un po' di biochimica, la clorofilla è un cristallo. Voi pensate un bellissimo cristallo, e dentro questo cristallo, questa struttura tridimensionale, c'è una cosa preziosa. C'è il magnesio, che non è solo perché d'estate sudo, mi fanno male i muscoli e allora devo andare in farmacia a prendermi gli integratori di magnesio. No, il magnesio è indispensabile per tante cose, intanto per avere il cervello che funziona bene, quindi potrebbe essere interessante. Per avere dei muscoli che funzionano bene, un cuore che funziona bene, dei vasi sanguigni che funzionano bene, e poi udite udite rullio di tamburi per l'osso. Perché se non avete il magnesio, del calcio ve ne fate poco. Ok? Il magnesio è indispensabile per la corretta salute e il corretto funzionamento dell'osso. C'è da dire una cosa, signori, detto tra noi, siamo qua a parlare di vita selvaggia, erbe spontanee. Allora, se non vi muovete, scordatevi di avere un osso che funziona. Chiaro? Muovetevi. È da 30 anni a questa parte che gli studi scientifici, e potete verificarlo facilmente andando su qualsiasi motore di ricerca, ci dicono che molto più dell'alimentazione e molto più di tutto il calcio che possiamo buttare dentro a palate, conta muoversi, perché il nostro corpo, quello che non usiamo, lo fa fuori, fa economia. Se noi stiamo tutto il giorno seduti, l'osso e i muscoli li perdiamo. Avete presente quando vi siete messi il gesso qualche volta? Dopo 40 giorni cosa fa il gesso? Inizia a ballare, perché perdiamo i muscoli. Se noi non mandiamo al nostro osso dei segnali elettrici sostanzialmente, che sono i segnali che derivano dal fatto che ci muoviamo, il nostro corpo pensa che l'osso non ce ne facciamo più niente e noi perdiamo massa ossea, non è che perdiamo il calcio. Quello succede quando ci sono le situazioni di rachitismo nei bambini o di osteomalacia negli adulti, se non abbiamo vitamina D, se non stiamo al sole, insomma ci sono varie condizioni per cui perdiamo il calcio. Ma l'osteoporosi vuol dire che perdiamo la massa, quindi il calcio e la struttura portante a cui si appiccica il calcio e tutto il resto. Se non ci muoviamo, la massa ossea la perdiamo, quindi muovetevi. Siamo scimmiette che passavano il tempo attaccate a scappare da un albero all'altro, signori, muovetevi, non c'è pesta, ok? C'è poco da fare. Ve lo dico ridendo, ma vi sto riassumendo una quarantina d'anni di lavori scientifici anche di alto livello, ok? Spero di renderveli gradevoli. Allora, si mangia l'ortica quando non siamo in primavera? Sì, si mangiano, morite. Però l'ortica, per essere proprio rigorosi, andrebbe raccolta a mani nude. Adesso mi dite, ma che fai, sei masochista, no? E le prime due fogliette, più le altre quattro sotto, non hanno ancora i peli urticanti, li raccolgo a mani nude. Via via che la pianta cresce, si mette il conto in banca. Cioè c'è il sole che la colpisce, lei fa tutte le sue operazioni, fotosintesi e quant'altro, la roba delle medie, insomma, che studiavate alle medie, e costruisce calcio carbonato. Noi abbiamo i soldi in banca, lei c'è il calcio carbonato che le serve per stare in piedi. Calcio carbonato, una cosa tranquillissima, solo che se ne mangiamo tanto, ma proprio tanto, e ci sono quelli che vi assicuro vi mangiano per un mese ortica perché fa bene alla salute, alla lunga può diventare irritante per i reni. In una dieta vegana sinceramente dubito, perché già la dieta vegana di per sé, dando un carico minore di proteine e soprattutto di proteine acide, mi risparmia sia il fegato sia i reni. Però insomma, mangiare solo ortica per un mese, specie se poi mi raccolgo la pianta intera, magari anche no. Mia nonna diceva che il troppo stroppia, cerchiamo di avere un'alimentazione variata.
Questo è quello che vi posso dire. Poi di fatto qualcuno che sia andato in insufficienza renale perché si mangiava l'ortica intera, in letteratura non è descritto, è una forma di precauzione. Okay. Questo per dirvi tutto. Chiaramente la pianta è più gradevole quando non è ancora a seme, perché le foglie diventano più fibrose e più coriacee, tutto qua. Oh, signori, l'ortica nominiamola con rispetto, perché ci si fa la carta, ci si fanno i vestiti. È una fibra fantastica, analergica, come la canapa. Oggi la si è ripristinata per ora, ahimè, solo in certi circuiti di lusso. Speriamo che via via i prezzi si abbassino, diventi più fruibile. È un processo che tranquillamente una volta si faceva in casa. Non so chi di voi si ricorda la favola dei sette cigni, la sorellina che per salvare i fratellini deve tessere e poi filare l'ortica, deve filare e poi tessere l'ortica. E probabilmente non era tanto un simbolo che sta poveretta si deve fare un mazzo così con questa roba urticante, probabilmente oltre al simbolo c'era anche una tecnica già conosciuta qui in Europa, all'epoca in cui, nella notte dei tempi, in cui si perde l'origine di questo racconto. Perché tante volte in realtà nelle fiabe tendiamo a leggere dei simboli che non sono esattamente poi il riscontro di quello che invece all'epoca esisteva, quindi tendiamo a leggere qualcosa di più simbolico che non c'è. Questo così come nota di colore. Se non vi ho stressato ancora abbastanza, io vi parlerei dell'ultima pianta che andiamo ad assaggiarci oggi. Anche questa, una pianta che giustamente è diventata molto di moda e che è la nostra portulaca. La portulata, o porcellana o porcacchia, come la chiamano a Roma, è una pianta che effettivamente era nota dai tempi dei Romani. Ecco qua, ve la passo, la nostra porcellana. Da che cosa deriva il nome portulaca? Ci sono due ipotesi. Forse piccola porta, perché il portaseme è una specie di sfera, si apre a metà, come una porta si spalanca ed escono i semi. E anche i semi si possono mangiare. In alcune parti del mondo li spargono sul pane, come noi mettiamo i semi di sesamo nel nostro sud Italia, quei semi di lino al nord. E la nostra portulaca però riconosce anche un'altra ipotesi relativamente al suo nome. È ricchissima di vitamina C e ha delle funzioni antiemorragiche. Probabilmente quando le donne partorivano, sapete che fisiologicamente c'è una perdita di sangue nella donna, le cosiddette lochiazioni, che durano un mese dal parto, e era una delle piante che veniva somministrate. Infatti forse un'altra ipotesi per il nome è porcus, scritto con la breve per i latinisti e non con la lunga, che allude ai genitali femminili. Quindi forse è perché era una delle tante piante antiemorragiche, come la borsa del pastore, che infatti veniva usata probabilmente sia nelle pecore ma anche nelle signore per allestare le perdite di sangue postpartum. La nostra portulaca sta giustamente diventando famosa perché è ricchissima di omega 3, questi acidi grassi insaturi che sono essenziali per la nostra salute, soprattutto del cuore, dei vasi e del cervello, ma anche di altri organi e apparati. Va messa quotidianamente in tavola. Vi consiglio di mangiarla cruda perché probabilmente i suoi omega 3 resistono alla cottura, come quelli del lino. Non lo sappiamo, su quelli del lino si sono fatte prove usando sia i semi interi sia la farina di semi di lino, panificando, cottura a 230 gradi, questi omega 3 resistevano, perché all'interno del cibo hanno degli antiossidanti e delle fibre che li tengono legati. Quelli del pesce no, non resistono alle alte temperature. E quelli del pesce sono il pusto di pesce quando si degradano. Nell'olio di lino non c'è resistenza alle alte temperature e si degradano facilmente, perché li ho staccati dalle fibre e dagli antiossidanti presenti nel seme intero. Quindi anche qua la complessità degli argomenti quando vogliamo separare tutto. Vi ripeto, facciamoci una bella insalata e facciamo il pieno di vitamine e di antiossidanti, ma mangiando quella pianta nella sua completezza, perché probabilmente i singoli composti scissi o non funzionano o ad alto dosaggio fanno pure male, così come la vitamina C, se mi impasticco e ne mangio un bel po', mi viene mal di testa. Se mangio 10 kg di arance, forse passo il giorno in bagno, ma mal di testa non mi viene. Poi 10 kg di arance è impegnativo, ma magari qualcuno ce la fa.
giusto da farci due risate. Ultima, ultimissima cosa, il problema dei nitriti nelle piante spontanee e coltivate. La portulaca è una di quelle piante che può accumulare nitriti. Allora, l'Organizzazione Mondiale della Sanità negli anni 70 disse: i nitriti sono un cancerogeno, certo, ci fanno venire il cancro allo stomaco e fanno male per tanti altri organi apparati. È vero. Attenzione però. Nella pianta noi troviamo i nitrati. I nitrati sono presenti nella pianta, sono presenti nelle falde acquifere, perché in agricoltura, quando eccedo con la concimazione a base di azoto, questo composto entra nell'acqua. Se io lo bevo nella falda acquifera mi viene il cancro. Quindi battiamoci, vi prego, per tenere alta la palma dell'agricoltura biologica. Perché non è detto che il pomodoro biologico sia più buono, abbia più vitamina C. Però quell'agricoltore tutela il territorio, se davvero lavora in agricoltura biologica. Me lo tiene pulito. Se io invece ho il nitrato nella pianta, cosa serve il nitrato? Vi dicevo prima, il conto in banca dell'ortica. È una riserva di azoto. Se io mangio lo spinacio a fine inverno, e adesso vi tocco lo spinacio perché di solito si parla delle piante coltivate, mangio lo spinacio a fine inverno o lo mangio alla mattina, la pianta non ha lavorato, è ricca di nitrati. Poi si mette lì, si costruisce i suoi mattoncini e la sera meno nitrati perché si è fatti i suoi mattoncini, ok? Nella pianta ci sono molti antiossidanti e il nitrato resta nitrato. Il nitrato che c'è nell'acqua o nel prosciuttino come conservante non trova degli antiossidanti che lo tengono fermo. Reagisce con l'ossigeno e si formano i nitriti. I nitriti nel mio corpo, vi dico questi passaggi se c'è qualche professionista del settore che mi capisce meglio, perdonatemi se per qualcuno è troppo tecnico. I nitriti nel mio corpo danno un composto che è la nitrosamina, che è quello cancerogeno. Ma nella pianta resta nitrato. Se io mangio lo spinacio ho il nitrato, non ho la nitrosamina. E ho il nitrato perché quella pianta è ricca di antiossidanti e quando me lo mangio, mi mangio il nitrato e nel mio corpo il nitrato mi fa l'effetto Viagra. Il Viagra, avete presente? Sapete a cosa serve, vero? Ecco. Il Viagra è monossido di azoto ed è la stessa cosa di quando la nonna male qua e le do la pastiglina da mettersi sotto la lingua. Quello è un composto che dilata i vasi sanguigni, sia lì sotto sia qua, ed è un composto che dilata anche i vasi sanguigni dei muscoli. Tutta la sola che per dirvi che al signore che appresta il Viagra, alla nonna o al nonno che ha male al cuore e all'atleta che vuole avere una buona performance e quindi un buon apporto di sangue ai muscoli, fate mangiare le verdure ricche di nitrati, fategliele mangiare. Non il prosciuttino, non l'acqua inquinata, le verdure ricche di nitrati sì, perché vi danno questi effetti meravigliosi. Okay? Cosa sono ricchi? Spinaci, le bietole, tante erbe spontanee, le barbabietole rosse sono ricchissime di nitrati. Quindi anche qua impariamo a usarle, perché queste cose hanno un fondamento. Non sono qua a dirvi cose che qualcuno si è sognato, sono qua anche scherzando a raccontarvi una storia di biochimica. Se qualcuno ha da smentirmi, nessun problema, venga qua a raccontarci quello che ha trovato in rete, per me va benissimo, anzi imparo qualcosa. Di quello che vi dico vi posso mandare tranquillamente il riscontro. Io avrei finito con la parte teorica, abbiamo una ventina di minuti in cui ci sarà l'assaggio, per chi desidera, di due ricette inedite. Se riusciamo ad avere i piatti e la forchetta, se qualcuno del pubblico vuole venire un po' a impiattare finché chiacchieriamo, gli sono molto grata. E se c'è qualcuno che intanto ha domande, io sono a vostra disposizione, così per un po' non parlo io, sentiamo la voce di qualcun altro. E per chi è arrivato dopo, lì ci sono una serie di testi in visione e sono a disposizione in vendita questo testo che ho scritto io, Erba spontanea in tavola, e questo testo che ho tradotto dall'inglese di un autore londinese, il libro della permacultura vegan, che vi racconta una serie di buone pratiche da mettere in atto anche se vivete in città e ha un bellissimo capitolo sulle erbe spontanee.
E l'assaggio di oggi è stato offerto da me e da Boetico Festival, quindi chi vuole contribuire acquistando un testo è libero di farlo e lo ringrazio se il workshop di stamattina gli è piaciuto. Per tutti, per chi desidera, vi lascio la possibilità di avere le ricette via mail. Abbiamo scelto con gli organizzatori di non arrivare qua con uno stampato, giusto per rispettare l'ambiente, anche per andare alla pari con gli altri relatori. Chi desidera le ricette, gliela mando la settimana prossima, basta che mi lasciate la mail, ovviamente non va in giro, scusate l'informalità, comunque chi desidera avrà il PDF delle ricette. Qua c'è un bigliettino da visita con Genitori Veg, sito e gruppo Facebook di cui sono coamministratrice, avete il mio numero di telefono e la mia mail. Comunque chi mi lascia la mail riceverà tutto direttamente, se poi avrete domande, avete bisogno di bibliografie e riferimenti, vi mando tutto. Tenete presente che ho due blog, Passato tra le mani e Cucina Selvatica, in cui poi comunque ve li mando per chi mi lascia la mail, in cui c'è già molto materiale caricato, sia dei PDF dei corsi e corsi di cucina che ho concordato con una parte degli organizzatori di tenere gratuiti e scaricabili. E dall'altra parte su Cucina Selvatica trovate un'estesa bibliografia e webografia, quindi già una serie di libri e di testi da andare a consultare, di molti c'è anche proprio la recensione per esteso. Se qualcuno vuole contribuire, ovviamente sono molto grata, così mettiamo in circolo ancora più competenze e ancora più idee. E spazio alle domande, io intanto comincio a tirarmi fuori gli ingredienti per presentarvi e impiattarvi le ricette, 5 minuti per chi desidera fare domande, grazie. Allora, io ho la fortuna, penso, di conoscere tutte queste piante di cui hai parlato, e ho più che altro la fortuna di averle nel mio terreno e così le uso, però non sono abbastanza preparato come te, cioè le uso perché la portulaca mi hanno detto per esempio che fa bene, è buona da mangiare, io ne ho tantissima, però ti volevo chiedere apposta di questa. Allora, foglie o anche proprio tutto il gambo? Io di solito uso le foglie. Poi, e se c'è un momento in cui, come dicevi prima, è meglio raccoglierla, cioè se c'è, mi sembra di aver capito che c'è differenza fra raccoglierla la mattina e raccoglierla la sera, quindi se io me la voglio usare in insalata anche la sera, per esempio, faccio bene a raccoglierla la mattina o è così? E poi, ultima cosa, questa non è una domanda, sull'ortica, che per me è l'erba completa al 100%, nel senso che la uso per tutto, quindi mi piace usarla sia per mangiare sia per farci il macerato d'ortica, è l'unica cosa che uso, il macerato d'ortica alla fine nell'orto, e poi alla fine quello che avanza va in compost, quindi penso che sia, mi sembra assurdo che la gente faccia pagare veramente tanto una pianta che è a disposizione ovunque, quindi questo, nulla, insomma, tutto qua, quindi voglio sapere sulla portulaca queste cose. Perfetto. Marco, giusto? Fabio. Okay. Allora, grazie a Fabio della domanda che ci permette già di introdurre questi temi. Io, se permettete e se permetti, vi presento un attimo la prima ricetta, poi finché le nostre meravigliose sdore impiattano. Vuoi il mio? No, perché tanto se impiattate voi, se vuoi te lo lascio volentieri. Allora, qui abbiamo un'insalata con carote, cetrioli e portulaca. E abbiamo un dressing leggerissimo fatto con olio extravergine d'oliva lucano, una puntina di aceto di kombucha e una puntina di sale. E adesso chiederò alla nostra Marina di andarci a condire la nostra insalata. Insalata che sarà arricchita, vi metto tutti gli ingredienti. Allora, adesso Marina, con questo andiamo a condire l'insalata. Abbiamo le pinze. Allora, guarda, questo lo butti dentro e poi mescoli un po'. Che bella cosa che può fare. Andremo ad arricchire questo piatto. Andremo ad arricchire questo piatto tutto a crudo con questi petali che sono semplicemente pera essiccata, trattata con un minimo di succo di limone perché non si ossidi e poi essiccata.
Pera. E poi avremo queste scagliette di cui vi racconterò via via. E adesso concordiamo un attimo con Marina. Allora Marina, mettiamo. Sì, perfetto. Allora la divido un po' nei piatti. Allora dividete nei piatti, mettiamo su un petalo di pera e rompete qualche pezzettino di scaglietta. Queste non sono da usare tutte perché sono abbastanza concentrate. Allora, siamo così, io faccio questo, tu fai l'altro passare. C'è Maddalena, hai voglia di venire qua vicino alla mano? Se qualcuno intanto vuole passare la tisana, e se qualcuno vuole passare la tisana intanto, visto che fa caldo, vuoi fare tu. Allora, finché impiattano la nostra insalata, che poi vi descrivo meglio, qui abbiamo una tisana fatta con menta, melissa e una puntina di malto di riso. E se gradite, intanto facciamo passare la tisana e poi facciamo passare la nostra insalata. Marina, siccome c'è anche il riso dopo, volete intanto impiattare l'insalata, poi impiattiamo il riso e passiamo alla fine? Ok. Ok, rompi, le rompi con una, fai un paio di piatti e le rompi con le mani. Okay. Una basta per un paio di piatti perché è concentrata. Allora, cominciamo a rispondere alla domanda del nostro Fabio. Sicuramente l'ortica, io qui ho dovuto essere un po' veloce, quindi vi ho nominato brevissimamente l'uso alimentare e l'uso nel campo dell'industria tessile e manifatturiera. Grazie di aver ricordato anche l'uso nell'orto. Il macerato di ortica è importantissimo sia a livello di difesa sia anche come apporto di nutrienti alle piante. Non è un caso che l'ortica è una di quelle piante ribelli che quando la seminiamo hai voglia di vederla crescere. Se abbiamo semplicemente qualche pezzo di ferro arrugginito che è nel terreno, la nostra ortica crescerà spontaneamente. E a volte è anche difficile da estirpare. Se vogliamo riprodurcela, io vi consiglio di tirare su un pezzetto di radice, tagliarla e metterla nel terreno. E se avete un chiodo arrugginito, metteteglielo vicino perché lo gradirà sicuramente. Infatti non a caso concentra il ferro. E un'altra cosa che possiamo notare e permettere nel nostro giardino, non tagliate la rasoterra, lasciate in un ciuffettino, in un punto in cui non dà fastidio, perché... forse non tutti sappiamo che anche le farfalle impollinano e che anche le farfalle stanno scomparendo. Alcuni tipi di farfalle qui in Italia si nutrono solo ed esclusivamente di ortica e stanno scomparendo. Quindi lasciamola l'ortica, solo qualche ciuffetto, però lasciamola. Non tagliatemela sempre rasoterra, perché le farfalle ne hanno bisogno. Okay? Non solo le farfalle, tanti insetti, ma forse la farfalla con la loro leggiadria, a parte la cavolaia, vero Fabio? Però quella è una farfalla che si mangia, il cui buchetto si mangia tutti i cavoli, che è meno leggiadra, però in generale la farfalla è un'immagine che colpisce, quindi lasciatene qualcuna. E per quanto riguarda la portulaca, macerato d'ortica, scusate, trovate un sacco di ricette in rete, ci sono diversi stadi a cui lo si può usare, di solito è abbastanza puzzoso, a meno che non usiate alcuni accorgimenti, ma va bene così. E vi dico, in rete trovate di tutto di più, sono diverse ricette, se poi avete bisogno di riferimenti mandatemi pure una mail se posso esservi utile, avendo esperienza nel settore, volentieri. E per quanto riguarda la portulaca, il problema di raccoglierlo la mattina o la sera è essenzialmente quello dei nitrati. Come ti dicevo, il problema non sussiste, nel senso che i nitrati alla fine abbiamo capito che ci fanno bene nella pianta, non se li bevo nell'acqua o se mi mangio il prosciuttino, viva Dio. Quindi non è un problema la mattina o alla sera. Possiamo usare tutte le parti della pianta, la radice è insignificante, quindi non la usiamo, è molto sottile. Il fusticino, quello bello rosso, prima che la pianta vada a fiore, è bello croccantino, bello morbido, poi diventa un po' fibroso, un po' legnoso, ma prima che vada a fiore è molto buono. In alcuni paesi lo tagliano a fettine e lo mettono sotto sale e lo usano come i capperi. I marinai, forse anche nell'antica Grecia, durante le lunghe traversate, quando non avevano a disposizione frutta e verdura fresca, avevano questi barili con la roba sotto sale. È importantissima proprio per la vitamina C. E quindi sì, ne possiamo usare anche i pezzettini, sia crudi messi sotto sale
o tagliate semplicemente in insalate, buone, croccante. La possiamo usare anche da cotta. Da cotta se ne accentua un po' il sapore acidulo. Quindi deve piacere. Ha una consistenza vagamente gelatinosa quando la vado a cuocere perché ha molte mucillagini, quindi sì, se la uso per i ripieni, per le vellutate, se magari la faccio saltata in padella non tutti gradiscono, proprio perché questa cosa che è un po' vischiosetta come la malva, che forse alcuni di voi conoscono, sì, magari saltata in padella non ci fa impazzire. Non so se ho risposto a tutto, se no chiedimi che sono a disposizione. Ok. Se c'è un'altra domanda dal pubblico, prego. Volevo solo chiedere, l'ortica quando si raccoglie per metterla in insalata, per togliere l'effetto urticante basta sciacquarla o bisogna aspettare non so, un giorno? Grazie della domanda. Allora, non so se avete sentito tutti, se voglio mangiare l'ortica cruda in insalata come faccio? Allora, le due foglie apicali si possono mangiare così, non pizzicano. Io a crudo ve la farò assaggiare però frullata, quindi frullata con gli altri ingredienti, la sostanza che mi dà l'effetto si degrada, proprio per effetto meccanico e per reazione con l'ossigeno, quindi non dà problemi. Se volete usarla crudo vi consiglio di essiccarla, dopo una giornata già si è perso l'effetto, non dà più fastidio. Attenti però che se la secco e ho la pianta intera, quindi coi peli belli sviluppati, posso avere un effetto irritante quando la vado a togliere rispetto al fusto. Proprio per effetto meccanico, non chimico questa volta. Quindi se la volete seccare e usare sbriciolata va benissimo, tenete conto che un po' il sapore cambia, come in tutte le piante. La seccate tranquillamente all'aria perché è bella fibrosa, però mettete i guanti perché altrimenti per effetto chimico dopo un po' vi dà fastidio sulla pelle. Nel mio libro ho trovato una ricetta di gomasio all'ortica. Il gomasio è un condimento molto usato in Giappone e portato in Europa dalla cucina macrobiotica. Sono semi di sesamo tostati e pestati con una proporzione variabile di sale, che secondo i macrobiotici andrebbe anch'esso tostato. E potete sbriciolarci l'ortica, potete sbriciolarci tutte le erbe aromatiche che volete, così abbiamo veramente un bouquet, un assortimento di antiossidanti e di sali minerali anche più complesso rispetto ai solo sesimi sesamo. Potete farvi dei gomasio con qualsiasi seme vogliate, anche con le noci, le nocciole, le mandorle. Impariamo a variare i diversi tipi di apporto nella nostra alimentazione. Due parole su queste scagliette che andrete ad assaggiare nella vostra insalata. E il riso? Marina, scusa. Il riso dove lo mettiamo? Perché erano due le ricette. È qua. Però devo spiegare come impiattarlo. Solo un secondo che spieghiamo come impiattare. Allora, vi finisco dopo l'altra ricetta. Questo è un riso basmati semi-integrale. Tutti gli ingredienti che vedete vengono o da produttori chilometro zero o da raccolta nel mio terreno, oppure dal circuito dell'equo solidale. Sì, allora, aspetta che dobbiamo condirlo. Abbiamo il nostro riso basmati, poi abbiamo le nostre noci, chilometro 10, le coltivano vicino a casa mia queste, noci tritate, chiederemo alla nostra Marina di andarci a condire il riso. Gli altri due elementi per condire sono questa uva da tavola che coltivo io, è una varietà antica, particolare, la nostra erba cipollina tritata, quindi a crudo. Con questi tre elementi andremo a condire il nostro basmati. E il basmati verrà appoggiato su un letto di peperoni marinati con la melissa, okay? Tagliati sottili con la mandolina, hanno marinato un giorno. Allora, sotto questi e sopra, allora ti conviene con questi condire il basmati? Esatto. Questi li mettiamo sotto, okay. Sopra il riso. Per terminare avrete un cucchiaino di questa salsa. Questo pesto è stato ottenuto con l'ortica, vi ripeto, cruda, un mix di noci, nocciole e mandorle, un po' di succo di limone e un po' di scalogno, tutto a crudo. Quindi abbiamo un elemento cotto, che è il nostro riso, accompagnato da una serie di condimenti crudi. Perché? Non solo perché io amo e insegno la cucina crudista, non solo perché qua ho delle care amiche crudiste, e i piatti sono pensati anche in onore a loro, e anche meglio,
ma anche per il fatto che mangiamo troppo poco crudo nella nostra alimentazione. E qualcuno mi dice, no, ma io tutto crudo non ce la faccio, allora fai così, parti da una base cotta, la pasta asciutto e il riso, mi raccomando, cotture conservative, non il pappone, vi prego, e poi vai a condire con qualcosa di crudo, o l'insalata di legumi, ma condita con le verdure crude, tagliate sottili. Compratevi una mandolina, la prima volta ci rimettete un dito, ma poi sarete felici, ok? Allora, due parole solo su questa scaglietta marrone che troverete nella vostra insalata. È un condimento crudo, è una sorta di formaggino perché sentirete un sapore vagamente formaggioso ed è a base di mandorle. Queste sono mandorle coltivate in campagna da una cooperativa sociale, sono di una cultivar particolare, la Filippocea, che è ricchissima in calcio e in antiossidanti. Queste mandorle hanno fermentato per un giorno con una serie di batteri e lieviti interessanti, dopodiché le ho condite con melissa fresca, zenzero e cannella, le ho stese sottili e sono state ad essiccare. Quindi non solo avremo gli acidi grassi essenziali e sali minerali delle mandorle, ma avremo anche questo processo di fermentazione che rende i minerali più disponibili al nostro organismo da un lato e che sul versante del gusto arricchisce il nostro piatto di un bouquet di aromi che è veramente impareggiabile. E io propongo queste scagliette a chi di solito non riesce a fare a meno del formaggio, mi dicono che danno dipendenza, sono curiosa della vostra opinione, le ho tenute poco salate in questo caso perché il nostro piatto lo richiedeva, le potete fare più salate, si avvicinano un po' di più al sapore del formaggio. Sì. Sì, sopra ci mettete il riso e poi soprattutto l'ortica. Sì, 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 l'ho portato apposta, scusa se non te l'ho detto, ma parlando... Avevamo portato la bulle, invece stavano facendo ginnastica. Prego, una domanda dal pubblico. Allora, mi chiedono di ripetere l'ultima preparazione, che cos'è? Allora, queste scagliette, adesso ve le faccio passare così, no ma tanto le avete nel piatto. E queste scagliette sono state fatte con mandorle, tritate finemente, mescolate con un mix di probiotici, cioè batteri e lieviti utili, hanno fermentato, poi le ho condite con sale e spezie e le ho essiccate. Se vi interessa in due battute con cosa le ho fermentate, ci sono molti modi per avere a disposizione i batteri lattici, quelli della pasta madre per capirci, quelle che ci danno o dei crauti, quelli che fanno bene alla nostra salute. Un modo può essere quello di andare in farmacia, esistono delle capsuline anche vegane che contengono un mix. Un altro modo, se vi fate i crauti o le verdure lattofermentate in casa, vi tenete l'acqua, che è un bel brodo di batteri. Un altro modo, se vi fate lo yogurt in casa e poi come fanno in Medio Oriente, lo scolate per farvi un formaggino morbido, il siero che scola, il liquido che scola, è molto ricco di batteri e lieviti utili. Se vi interessano tutte queste preparazioni di base, come farsi lo yogurt in casa, come farsi il formaggino morbido e quant'altro, qua in questo testo c'è tutta una serie di informazioni in questo capitolo, la cucina laboratorio, che vi insegna proprio come fare le cose in casa. A partire dalla corretta cottura e preparazione dei cereali e dei legumi, ok? Quindi come fare in modo che risultino gradevoli all'occhio, al gusto e come massimizzare l'effetto sulla salute, fino al farsi preparazioni più sfiziose, come lo yogurt fatto in casa, tutto al vegetale, intendiamoci, e come prepararsi anche questo formaggino morbido. Okay? E qui ci sono le nostre mitiche sdore che stanno finendo l'impiattamento. Cioè, però un piatto ce lo beh, giustamente. No, beh, dai, a voi lascio la terrina direttamente. E intanto che finiamo, ciao! Intanto che finiamo l'impiattamento, altre domande dal pubblico. Volevo chiedere quali sono le piante che più si adattano per una coltivazione a terrazzo, diciamo, se è possibile.
Allora, mi dici il nome, scusa? Nico. Allora, Nico ci chiede quali sono le piante che più si adattano a essere coltivate sul balcone. Grazie della domanda, Nico. Io vi consiglio assolutamente di farvi una scorta di piante aromatiche. Quindi quelle piante spontanee, come la melissa e l'erba cipollina che assaggeremo oggi, che hanno anche queste note aromatiche che derivano da una serie di composti che hanno anche la bella idea di funzionare come conservanti, perché i batteri e i funghi antipatici ce li tengono lontani. Di solito sono piante che si adattano anche alla siccità, a parte la menta, e che sopportano le alte temperature che spesso abbiamo sul terrazzo. Perché tante volte, sì, la cosa di essere ben esposti al sole è un vantaggio, perché magari riesco a farmi sul balcone anche il pomodoro e la melanzana, ma dall'altro a volte le piante mi si lessano, perché appunto l'incidenza dei raggi solari è troppo potente. E vi consiglio, se avete il problema del balcone, dopo qualcuno chiederò di mandarvi le foto, gentilmente, perché mi piacerebbe fare un articolo per ringraziare Boetico sul mio blog, quindi vi sfrutterò brutalmente, ve lo dico. E come vi dicevo, uno dei problemi può essere quello di un'insolazione eccessiva. A volte, in questo caso, procuratevi dei vasi da balcone belli profondi e magari mettete degli stracci da tenere umidi tutto attorno al vaso. E la terracotta è sempre meglio della plastica, perché essendo porosa, se tenete lo straccio umido, vi resiste anche ad agosto. E la menta può essere l'unica aromatica che dà problemi in queste condizioni. Le altre erbe aromatiche resistono molto bene, soprattutto sono un ottimo complemento nei nostri piatti, ricacciano in continuazione, e quindi ogni giorno imparate a condire con un'erba aromatica diversa. Pensate che tante volte i nutrizionisti bravi, quando devono aggiustare una dieta per il calcio, il ferro, lo zinco, il magnesio, puntano proprio sulle erbe aromatiche, perché è vero che sì, se ne usano poche, specie in peso secco, ma sono dei veri e propri concentrati. Poi qualcuno mi dice, sì, ma se abito in città, polveri sottili, tubi di scappamento. Ragazzi, è un po' un bilancio difficile. Io sinceramente preferirei usare, ho anche abitato in città per brevi periodi, preferisco usare una pianta che mi coltivo io piuttosto che quella che compro al supermercato. Poi sono la prima a dirvi, come vi ho detto all'inizio di questo breve incontro, se fate parte del gruppo d'acquisto solidale, avete l'azienda agricola che vi permette di andare in azienda, andate là a raccogliere, magari date anche una mano, imparate come si fa, si crea una relazione, bello. Però fatevi anche qualcosa sul balcone, perché dà soddisfazione. Imparate a tenere i semi. Quindi questo assolutamente. Poi altre piante spontanee che sul balcone reggono benissimo, il tarassaco. Il tarassaco, basta che vi tiriate su un pezzetto di radice in autunno, lo ripiantate, regge benissimo. Anche quello, tra l'altro, regge bene anche le alte temperature. Tenetelo sempre irrigato, tenetelo tagliato e ce l'avete anche in estate. Sì, in estate un pochino più amarognolo, ma qualche foglietta nell'insalata è davvero un toccasana per la salute del nostro fegato e anche in questo caso ricchissimo, veramente ricchissimo di calcio. Quindi anche qua qualche foglietta in insalata, mi raccomando, impariamo a mettercela. E poi, anche se non sono spontanee, vi dicevo, mi raccomando, sempre qualcuno di verde, quindi ma lo spinacio, ma la bietolina, ma la lattuga, abbiatecele sempre sul balcone. Se le tenete irrigate, anche queste tutto sommato reggono bene l'insolazione, e se avete il balcone col problema opposto reggono anche la mezz'ombra, e mi raccomando, sempre qualcosa di verde nel piatto, ok? Non fatevelo mancare. Se c'è spazio per un... Perfetto. Ecco, niente, dicevo appunto che sicuramente non ce n'è per tutti, però è rimasto molto riso, esatto, è rimasto molto riso, del riso si può abissare, chi è in coppia chiedo cortesia una condivisione in modo che sia realmente una degustazione, non deve essere un pranzo, però insomma così possiamo assaggiarlo tutti. Ok, sì, i peperoni sono finiti. È rimasto riso, tanto riso, salsetta, si può abissare con quello. E insomma siate generosi e condividiamo.
parla a voce alta, così magari. No, semplicemente le piante vanno accompagnate sempre dai fiori? Allora, Annalisa, il ragazzo ti chiedeva se le piante vanno sempre accompagnate dai fiori. Nel senso, quando... Cioè, oltre ad avere piante da frutto, da verdura, insomma, se... è il caso di tenere accanto anche piante da fiori. Grazie della domanda. Il nostro amico ci chiede se è importante avere piante da fiori o piante fiorite. Sì, non sottovalutate il fatto di lasciare che gli ortaggi vadano a fiore. Anche se non propriamente le consideriamo piante da fiore, per esempio io nel mio orto ho sempre 4-5 finocchi in estate che vanno a fiore. Fanno questi fiori gialli che magari per chi è abituato alla rosa sono insignificanti, ma attraggono un sacco di insetti utili. E per esempio ho il papilio macaron, che è la farfalla che si nutre solo di quello. E restano i finocchi, il vantaggio, vi faccio un esempio, che sta fiorito 3 mesi tutta estate, ok? E che quindi è davvero un ritrovo per questi insetti, vedete proprio la nuvola. Sì, anche per il discorso insetti utili e farfalle cerchiamo sempre di avere o piante da fiori, il tagete, la calendula, il nasturzio, che tra l'altro sono commestibili, o qualcosa di fiorito, che sia un cavolo, che sia un finocchio, che sia il pomodoro, lasciate sempre qualcosa di fiorito. Grazie di questo appunto, perché è assolutamente fondamentale. Ricordatevi una cosa: più il fiore è vistoso, più è bello non solo per noi, ma anche per gli insetti impollinatori. I fiori poco vistosi di solito sono impollinati dal vento e non dagli insetti, quindi le api hanno buon gusto in tutti i sensi. Spero che l'assaggio vi sia gradito. Se nel frattempo vogliamo dare spazio a un'ultima domanda, sono a vostra disposizione. Vi ricordo, per chi desidera, che qui ci sono una serie di testi in consultazione. Abbiamo in vendita il libro della permacultura vegan ed erbe spontanee in tavola, di cui ho qualche altra copia sotto il tavolo. E io ringrazio Boetico Festival, che insieme a me ha contribuito ad offrirvi questo workshop, quindi si è fatto carico insieme a me delle spese, e sono a vostra disposizione per le domande. Grazie a tutti della pazienza. E grazie ancora a Marina per avermi accolto in modo rocambolesco ma molto affettuoso. Io devo dire una cosa, nulla viene per caso, questo workshop oggi era predestinato a un'altra amica che non ha potuto essere qua, che è appunto, come ha detto prima Annalisa, è Susanna Eduini, è dovuta rimanere in Thailandia, paese nel quale risiede. Lei sarebbe venuta appositamente per fare la sua conferenza, solo che è stata trattenuta e quindi non ha potuto essere. È qua col cuore e ha mandato un video, mi ha richiesto proprio di salutarvi a nome suo. Annalisa non è stata una seconda scelta. Annalisa, sinceramente, io avevo parlato con lei quando l'ho conosciuta per sapere se sarebbe stata disponibile, però avevamo già un programma talmente tanto pieno che purtroppo non avrei avuto a sufficiente spazio per darle, avrei avuto solo una mezz'ora e mi sembrava indecente lasciare solo mezz'ora ad Annalisa. Si merita molto di più, ha bisogno di più spazio, e quindi avevamo pensato di fare qualche cosa durante l'anno. Poi Susanna è stata trattenuta, evidentemente quest'anno Annalisa dovevi essere con noi, quindi grazie mille. E io credo che quando abbiamo finito di mangiare questa cosa meravigliosa le facciamo veramente un applauso straordinario, perché è quello che si merita. È una donna generosa, è una donna altruista, una donna che crede in quello che fa, dedica la sua vita a queste cose, è mamma di 2 splendidi bambini che ha partorito in modo naturale, sta crescendo in modo naturale, insomma è veramente una donna attaccata alla terra, ama la sua terra, e grazie. Ok, io adesso mi nascondo dopo questa presentazione. E io volevo ringraziare Marina e tutti gli organizzatori di Boetico Festival. E volevo ringraziare
ringraziare il nostro operatore, perché so quanto è antipatico seguire me quando mi muovo, è stato dolcissimo fin da subito. E non so qua quanti di voi hanno esperienza di festival animalisti e o di festival di volontariato, e forse tanti di noi. Per me tutte le volte è sentirmi parte di un unico oceano, e sono sinceramente grata a chi si prende tutto lo sbattimento. Io di solito vado espignatto, ma sono solo una formichina, c'è chi invece si porta sulle spalle di tutto di più. Saluto Simonetta di Parma Etica, dai, fatti vedere, in piedi, in piedi, non fai la timida, che porta sulle sue spalle un festival enorme e a cui va tutta la mia stima e riconoscenza. Vai, guarda, no, ti chiedo una cortesia, veramente, perché lo sai che non è facile per noi. Io lo so, allora Simonetta, per cortesia, vieni un attimo qua. Simonetta, anche lei, insomma, porta avanti un festival importantissimo, che è Parma Etica, e anche lei fa tantissimo insieme al suo staff straordinario, e si trova spesso e volentieri anche lei il bastone tra le ruote, perché diamo un po' fastidio. Brava, è vero? Brava. Allora, per cortesia, senza dire nomi, no, io volevo ringraziare veramente Marina, perché sei straordinaria, perché ci vogliono persone così come te, come il tuo staff, per portare avanti questi argomenti che sono, come dice Marina, fastidiosi, però purtroppo se non lo facciamo noi che sappiamo, non possiamo pretendere di delegare ad altri. Vero Marina? Bisogna continuare a resistere. Noi non lo facciamo per noi, perché come con Simonetta... credo che di soldi in tasca non ce ne vengano, è vero. Di solito ce li mettiamo. Ecco, quello che vogliamo dire è questo, cioè noi non siamo una fiera, la nostra non è una fiera, senza screditare chi organizza fiere, ben vengano, no? Per l'amor di Dio, però distinguiamo le cose, perché c'è un distinto da fare. Noi stiamo facendo in modo diverso, perché assolutamente Simonetta segue il suo stile, la sua strada, la sua missione, noi la nostra, perché è giusto che sia così, perché apportiamo cose anche diverse, però comunque siamo proprio convinte di quello che facciamo, e ogni anno diventiamo più grandi, più grossi, e ogni anno forse diamo sempre un pochino più fastidio. Però io credo che quando le cose vengono fatte col cuore non c'è resistenza che tenga. Vero? Brava, brava. Grazie a voi. Intanto che c'è un pochino di interazione, io voglio ringraziare i nostri volontari. Ragazzi, quest'anno abbiamo una squadra di volontari che sono persone d'oro, ma d'oro veramente. Senza loro non sarebbe possibile. Sono venuti da lontano, ci hanno creduto, ci sostengono, ci appoggiano. Thank you so much, Roman, because you are working so hard for us. Non posso adesso nominarli tutti, però, insomma, veramente, grazie. Grazie mille, ragazzi, grazie davvero. Allora, giusto per chiudere con l'Emilia Romagna, Ferrara. Dai, ci siamo anche noi. Io sono ferrarese d'adozione, però. Vabbè, c'è anche la parte di Ferrara che è timida, Alessia. Dai, su. Intanto che, allora, facciamo un po' vedere qual è chi crede nella stessa identica missione, sempre col suo stile, col suo modo e con la sua personalità. Anche Bea. Anzi, devo dire, grazie a Bea ho conosciuto Annalisa, per cui tutto c'è un filo conduttore meraviglioso che ci unisce e che quando ci vediamo ci brillano gli occhi, perché ci capiamo, sappiamo e quello che facciamo lo facciamo veramente senza nessun interesse e nessun motivo se non per divulgare nella maniera più pura, più semplice e genuina possibile quello che è il significato del veganesimo, che non è una dieta, non è una moda, non è uno stile di vita, non è un marchio, secondo noi non è un marchio in vendita, però va bene anche chi crede in questo, e siamo qua assieme per portare avanti un sogno che si è realizzato. Bea, di qualcosa anche tu, per favore. No, ti prego. Io sono felice di essere qui oggi con voi. Annalisa è stata molto brava, ancora più brava a Marina Atti, che
per l'ennesima volta porta avanti questo suo sogno e ogni edizione è sempre più ricca, no, non voglio, più bella. Di quello che fai tu alla Ferrara, piuttosto, è importante. Io, anch'io credo in quello che credete voi, che un giorno animali possono essere liberi da tutte queste sofferenze, quindi cerco di informare nel mio piccolo la gente che possiamo vivere bene questo mondo, questa vita, senza mangiare animali, senza sfruttarli per il bestiario, senza vivisezionarli, senza tutto il male che facciamo a loro, possiamo evitare e vivere bene, se non meglio, ambiente può avere un beneficio, la terra, l'aria, tutto, la nostra salute. Prima di tutto loro sono degli esseri senzienti che devono essere rispettati come vogliamo essere rispettati anche noi. Non ho altro da raggiungere, da aggiungere, grazie. Ci ricordiamo, vi ricordo, Bea, che abbiamo qua due persone che sono stati attivisti per la liberazione dei cani di Green Hill. Quindi insieme a Bea abbiamo un altro arrestato, siamo orgogliosi. Abbiamo Fabio Serrozzi. Fabio Serrozzi è, per chi non lo conosce, una persona speciale. È veramente speciale, ma non perché qua è... Allora, lui è volontario sempre dappertutto nelle cose in cui crede, come lo è stato in Parma Etica, e lo fa sempre così con una gioia che è incredibile. Cioè, lui dice: io mi diverto tanto, come sono contento. Io dico: ma come fai a divertirti tanto, a essere così contento che ti fai un mazzo, si può dire, oppure una... è così carino. Cioè, nel senso, lui fa tantissimo... contentissimo, lavora 12-13 ore al giorno, non solo fa il volontario, farà una conferenza straordinaria che mi ha detto: posso fare quello che voglio? Ho detto: sì, fai quello che vuoi, ma io non voglio sapere niente, nel senso che va bene. E fa un incontro sul prato parlando di come si può vivere a impatto zero, a costo zero, cioè quindi praticamente come un tornare alle origini. Insomma, stiamo veramente facendo tutti qualcosa. E Fabio e Bea hanno contribuito alla liberazione di un lager che era l'allevamento intensivo di Green Hill, con la liberazione di, dico bene, 360 beagle, una cosa del genere, non so se vado errato. Dico, scusa, 2700, sì, ho sbagliato di un attimino, poco. Vabbè, insomma, dai, ragazzi, hanno liberato tutti questi cani che erano lager, ma la cosa straordinaria è che comunque è stato chiuso questo lager, perché io non trovo altre parole per dirlo, hanno ancora un processo in corso, insomma, voglio dire, ci hanno messo la faccia, la persona, hanno messo a rischio la loro persona, sono qua però, visto, e comunque noi siamo con loro. Noi non eravamo in quel momento fisicamente con loro, ma comunque siamo insieme. Grazie. Vi volevo informare l'ultima cosa, che lunedì a Ferrara stiamo organizzando una conferenza con Annalisa Malerba alle 19.30, si chiama Il risveglio della coscienza, parleremo proprio a 360 gradi sulla sofferenza animale, ci sarà buffet offerto dal Circolo Arci Black Star, magari qualcosa di più vi dice Annalisa Malerba. E lunedì sera sarà presente con me la dottoressa Isabella Siciliano dal Piemonte, biologo nutrizionista. Verremo con i nostri quattro figli, due miei e due suoi, che perché c'è un bel parco. Io spero che vengano tante famiglie, Bea, perché quello che noi faremo non sarà portare una verità assoluta, perché noi non facciamo religione, noi raccontiamo com'è la realtà e poi ognuno decide per conto suo. Lo spirito sarà quello, spero che in tanti vengano, che ci sia un bel confronto. Grazie a te per aver avuto quest'idea, perché sei stato il motore principale. Grazie ancora a tutti. Io purtroppo vi devo adesso. Vai, vai. Volevo solo dire una cosa: siccome ho invitato qua Fabio, gli lasciavo un attimo uno spazio di un secondo, perché è giusto anche un attimo che l'abbiamo coinvolto. E qua l'abbiamo chiamato perché, siccome Bea e lui erano veramente fisicamente assieme, ecco Fabio, se per cortesia anche tu hai voglia di dire una cosina. Sì, sì, no, non su Green Hill, comunque se ne è straparlato, se ne parla tantissimo. Su quello che ha detto Marina,
Prima, allora, vabbè, le conferenze che faccio io non sono conferenze, saranno degli incontri. Una è sul prato qua alle 5:30, su veramente su un'idea mia, su un progetto che farò e attuerò, spero, alla fine anno, su come si può veramente vivere senza quello strumento che ci sta condizionando un po' tutti, che è il denaro. Non si tratta di un qualcosa di ecosostenibile, ma proprio senza denaro. È un'idea mia che ci avrò, non voglio convincere nessuno, però l'incontro con altre persone, come è successo ieri sera, mi permette a me di conoscere, avere degli input che mi possono essere utili per questa idea che ho, e la condivido con tutti. La conferenza di domenica invece sarà una cosa molto diversa, dove si chiamerà Interattiviamoci, cioè bisogna, è una conferenza dove coinvolgerò tutti coloro che parteciperanno, cioè coinvolgerò, dove tutti possono essere partecipi di questa cosa, quindi invito a partecipare, perché non ci sarà nessuno che vi insegna qualcosa, ma tutti insieme impareremo qualcosa. Altra cosa semplicissima, parlava di volontari, volontariato, è quello che uno fa nella vita, cioè si passano queste persone, come dice, speciali, non lo sono assolutamente, cioè io vorrei che fare queste cose fosse la normalità, non ha senso che venga evidenziato quello che uno fa per il bene delle persone, degli animali e di tutto, cioè dovrebbe essere una cosa normale. Poi, se la stranezza è il contrario alla fin fine, quindi... non bisogna né, secondo me, né lodare né così queste persone. Chi lo fa non ha bisogno di questo, cioè non si mette a disposizione per essere lodato, per un bravo alla fine. Ma invece che andare a lodare le altre persone, di questo ne parleremo domenica, cerchiamo piuttosto di poter dare il nostro piccolo contributo, che è diverso per ognuno di noi. Quindi se io posso venire qui a stare 4 giorni a fare volontariato, è perché io lo posso fare. Ovviamente una persona che lavora è impegnata in un altro modo e non lo può fare, si ritaglia quell'ora per venire qui magari a vedere cosa c'è, ma può fare altro che magari io non posso fare, la stessa cosa. Quindi importante è fare, no, alla fin fine, invece di stare... Uno che loda e basta gli altri e magari non fa niente, alla fine insomma si faccia un po' una domanda, fare si può fare in tanti modi. Vi dico, questa deve essere la normalità, cioè non per cambiare il mondo bisogna arrivare a questo, se no si riduce a quella cosa straordinaria e in questo modo il mondo non cambia mai. Quindi rendiamo normale quello che adesso sembra qualcosa di bello, va reso normale agli occhi di tutti, per quello che sono le nostre possibilità. Io dalle 5 un'oretta me la sono ritagliata alle 5:30, quindi dalle 5:30 alle 6:30 c'è uno stand accanto a nel prato, là, accanto a Sea Shepherd, mi sembra. Sì, là abbiamo fatto. E domenica alle 3. Ok? Buon buetico a tutti. Grazie Fabio. Ecco, visto? Questo è il nostro spirito. Adesso sgombriamo un attimino, perché passiamo da una show cooking, come lo chiamiamo, un workshop, insomma, a un incontro con Annalisa, a un altro argomento che veramente ci tengo che voi restiate qua, perché è veramente molto molto interessante. I ragazzi che seguiranno sono ragazzi ai quali io voglio veramente un sacco di bene, perché loro davvero hanno cambiato totalmente la loro vita per poterla dedicare al salvataggio degli animali. Loro hanno un santuario, sono i ragazzi di AgriPunk. Ora sgombriamo un po', so che voi avete un po' l'acquolina, però dovete resistere. No. E quindi vi chiediamo solo 5 minuti per fare un cambio. Grazie, restate per cortesia. Vorrei salutare un attimo tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltare e spero di avervi incuriosito sui temi di cui abbiamo parlato oggi. Torno ancora a ringraziare gli organizzatori. Chi ha lasciato la mail riceverà il materiale via mail. Grazie infinite a tutti.